E adesso l'intelligenza artificiale viene introdotta da una clip curata da Vladimiro Polchi e Giulio Menenti. La sua potenza cresce giorno dopo giorno. Oggi simula le capacità della mente umana, presto potrebbe superarle. Promette, a partire dal campo medico, di rivoluzionare le nostre vite. Minaccia di bruciare milioni di posti di lavoro e di rubare la nostra identità. Molti stati stanno prevedendo norme per governarla. A Porta torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Allora, nessuno di questi colleghi esiste, sono tutti frutto dell'intelligenza artificiale. Dove arriveremo? Vantaggi, pericoli. Alessio Butti, sottosegretario presidente del Consiglio dei Ministri per l'innovazione, che stasera il governo ha presentato un impegnativo disegno di legge proprio per regolamentare questa materia. Maria Cecilia Guerra, Partito Democratico. Paolo Benanti, presidente della Commissione Intelligenza Artificiale per l'Informazione, è francescano e insegna etica all'Università Gregoriana. Gian Matteo Manghi è amministratore delegato per l'Italia di Cisco, multinazionale che proprio domani, come spiegheremo, firmerà un protocollo di impegno in Vaticano, e Ruben Razzante, che insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore e ha scritto un libro che è questo, Il governo dell'intelligenza artificiale, gestione, rischi, innovazione responsabile. Allora, sottosegretario, adesso vedremo un momento di che si tratta e poi però abbiamo una fila infinita di dubbi, di domande da sottoporre. Paolo Ferrazzoli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sull'intelligenza artificiale. In linea con il regolamento europeo dello scorso marzo, il progresso va governato, stabilendo le potenzialità dell'IA, ma anche i controlli necessari a gestirla. Come dire, enormi potenzialità, enormi rischi. L'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Agenzia per la Cybersicurezza sono autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale, si legge, devono essere sviluppati ed applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo. Il testo si divide in 5 capi: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore e infine le sanzioni penali. Le disposizioni approvate oggi puntano a garantire la centralità del valore umano attraverso l'equilibrio tra nuove tecnologie e diritti garantiti in materia di giustizia, sanità, informazione, professioni individuali, lavoro e cyber security. Previsti investimenti per 1 miliardo di euro, divisi tra diversi fondi e destinati a varie linee di azione. Per quanto riguarda la strategia complessiva, oltre alle autorità nazionali sono previste misure di promozione per giovani e investimenti in settori strategici. Il governo avrà una delega per adeguare l'ordinamento nazionale a quello europeo, ad esempio con l'alfabetizzazione dei cittadini attraverso percorsi scolastici e universitari. In campo sanitario l'intelligenza artificiale può contribuire al miglioramento del sistema e alla prevenzione, ma i cittadini dovranno essere informati nel caso di utilizzo di IA, che non può in alcun modo condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie. Nella pubblica amministrazione può essere utilizzata allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività e nell'informazione deve avvenire senza pregiudizio alla libertà e al pluralismo. I minori di 14 anni avranno bisogno del consenso genitoriale per accedere alle nuove tecnologie. Sul lavoro verrà istituito dal Ministero un osservatorio. L'intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro e tutelare i lavoratori, ribadito però il principio di equità e non discriminazione. Per le professioni intellettuali il pensiero critico umano prevale sui nuovi strumenti. Sul diritto d'autore i contenuti dovranno sempre essere identificati ed è prevista una disciplina specifica per le opere. Nel testo approvato oggi sul tema della giustizia viene stabilito che è sempre riservata al magistrato l'interpretazione della legge e la valutazione dei fatti, mentre si può utilizzare l'IA per organizzare e semplificare il lavoro giudiziario. Per quanto concerne la disciplina penale, si prevedono aumenti di pena per reati commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e si punisce l'illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con l'IA con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. È collegata con noi da Zurigo Barbara Gallavotti. Buonasera. Giornalista scientifica e conduttrice, che anche lei sottoporrà qualche domanda al sottosegretario Butti. Allora, noi siamo il primo Stato, lei ha ricordato, a fare una legislazione di questo genere. In concreto, quali sono i primi obiettivi? Li abbiamo sentiti nel servizio, insomma, aiutare le imprese, aiutare i giovani, aiutare
e schivare i pericoli, sia dal punto di vista giudiziario, sia dal punto di vista imprenditoriale. Secondo lei quando cominceremo a vedere i primi, con un miliardo di finanziamento, diciamo, per partire? Che non è secondario. Che non è secondario, Barbara Gallavotti ci ricorderà tra poco, ma noi non siamo l'Arabia Saudita, che l'Arabia Saudita ce ne mette 50 di miliardi. Però, possiamo parlare anche di possiamo questo. Possiamo parlare anche di questo. Allora. No, questo è un testo, secondo il governo, molto importante, voluto fortemente dal Presidente del Consiglio, che peraltro è impegnatissima anche come guida del G7, ha posto come topic mainstream l'intelligenza artificiale e quindi ha voluto che l'Italia fosse il primo Stato a dotarsi di un testo dopo l'approvazione dell'AI Act a livello europeo. In questo testo, che indubbiamente sarà poi presentato alle Camere, perché il fatto che il Presidente del Consiglio abbia scelto lo strumento del disegno di legge non è secondario, anziché un decreto legge. Beh no, un decreto legge sull'intelligenza artificiale sarebbe stato abbastanza. Sarebbe stato, però ci sono molti, ad esempio docenti universitari e molti esperti che ritengono che i requisiti di necessità e di urgenza in questo momento con l'intelligenza artificiale non siano proprio una cosa lontana dalla realtà. Lavora rapidamente, è la strada maestra. Però è un testo estremamente importante perché innanzitutto cerca di implementare una strategia che il governo ha e che ha elaborato in funzione dei suggerimenti. Come le sa, noi abbiamo costituito un comitato di esperti che ha promosso questa strategia dell'intelligenza artificiale e quindi c'è stata un'elaborazione politica. Siamo riusciti, correndo, a inserire alcuni passaggi che, in sintesi, al di là della dotazione finanziaria, che indubbiamente non è poco, nel senso che rispetto all'Arabia o rispetto agli Stati Uniti e la Cina è chiaro che scompariamo. Noi siamo piccoli e bravi. Però se dovessimo calarla nella realtà europea, in questo momento per quanto riguarda finanziamenti di natura pubblica, l'Italia è saldamente sul podio dopo Francia e Germania, questo è un punto importante. Poi ci saranno degli altri strumenti che verranno messi in pratica per cercare di fare fundraising e ovviamente di organizzare, di implementare la cosa. Beh. Dopodiché la cosa importante è che abbiamo messo insieme le esigenze di un paese che sono la ricerca, l'università, le piccole e le medie imprese. Se noi riusciamo a tenere il filo rosso tra queste tre entità, riusciremo a dotarci finalmente di una politica industriale sull'intelligenza artificiale. Allora, onorevole Guerra, noi abbiamo invitato perché lei tanto è responsabile del settore lavoro per il Partito Democratico e qui opportunità ma anche molti rischi. Possiamo illuderci di un percorso bipartisan su un terreno così impegnativo, così, insomma, quando atterrano i marziani in genere si superano le divisioni politiche perché i marziani sono più pericolosi dei rapporti tra voi due, per esempio. Su una cosa che impegna il nostro avvenire, si può immaginare una collaborazione tra maggioranza e opposizione? Sicuramente per quanto riguarda il Partito Democratico noi possiamo vantarci di avere portato il relatore del Partito Democratico nell'Europarlamento proprio del regolamento che parzialmente, da quello che capisco, perché poi vedremo i contenuti del disegno di legge, però è recepito, riprodotto, riproposto in questo disegno di legge, quindi sicuramente siamo bipartisan perché siamo stati molto attivi su quel fronte. Ci sono elementi importantissimi che vanno sottolineati proprio per quanto riguarda il lavoro, perché al di là degli effetti sull'occupazione di cui eventualmente parliamo, però una delle preoccupazioni del regolamento, che non ho capito se sono recepiti in questo disegno di legge, è proprio quello di evitare un uso che metta in discussione la dignità del lavoratore o che possa portare a utilizzi dell'intelligenza artificiale, ad esempio per discriminare attraverso degli algoritmi difficilmente comprensibili le regole attraverso cui scegli un lavoratore piuttosto che un altro, premi un lavoratore piuttosto che un altro, licenzi un lavoratore piuttosto che un altro, sulla base di regole che magari riproducono gli stereotipi, quando non il razzismo, la differenza di genere che sono insiti nella nostra società, perché uno dei limiti dell'intelligenza artificiale non ben impostata, controllata, guidata è quella di essere utilizzare i dati a disposizione, quindi se la società è discriminatoria i sistemi possono esserlo. Padre Menanti, lei mette insieme scienza ed etica, quindi la convince?
Beh, assolutamente sì, perché è un primo passo. Ci sono altre forme di legge incise nella pietra, ma quelle riguardano altri ambiti. Qui chiaramente stiamo vedendo un fenomeno molto veloce. Ricordiamoci che l'intelligenza artificiale è diventata conosciuta al grande pubblico a inizio del 2022. E in questo tempo c'è stato l'AI Act, che ha anche incluso queste forme, che sono le forme generative, che prima non erano incluse, e ci troviamo di fronte a un primo tentativo del sistema paese di rispondere con un disegno di legge, dove non scordiamoci ce n'è già un altro anche in discussione in varie commissioni, e quindi affidare a uno spazio di confronto, che è lo spazio parlamentare, secondo me, l'analisi di quello che sta succedendo con dei guardrail etici, con delle finalità e con degli strumenti precisi è un passo necessario che secondo me arriva nel momento giusto. L'opportunità maggiore e il rischio maggiore? L'opportunità maggiore è poter aumentare le capacità che abbiamo come sistema paese di prenderci cura di noi stessi, quindi il welfare per esempio. Il rischio maggiore è di fare la spesa di qualcun altro, cioè di aumentare la disuguaglianza. Entrambe le cose sono sul piatto e sarà la strategia, cioè l'idea di muoversi con degli obiettivi codificati e comuni, quella via che potremo prendere per evitare i rischi e amplificare i vantaggi. Allora, dottor Manghi, lei rappresenta per l'Italia una grande multinazionale Cisco e domani il CEO, cioè il capo di Cisco, Viale. Esattamente, va, e ci sarà anche padre Benanti, a firmare in Vaticano un protocollo con Monsignor Paglia, che è appunto presidente della Vita e della Fondazione Renaissance. Yes. Sì. Di che cosa parlerete? Beh, innanzitutto mi lasci dire che noi ci occupiamo di intelligenza artificiale ben prima che diventasse una notizia da prima pagina o da porta a porta. Cioè da 10 anni cerchiamo di portare l'intelligenza artificiale nei nostri sistemi digitali per portare vantaggi nei processi produttivi e nell'economia. E abbiamo subito... Di 10 anni le dice il 14, perché prendo rubo da padre Benanti, che ci dice il 18 il valore dell'intelligenza artificiale era 100 milioni di dollari. Nel 2023 11 miliardi di oggi 80 miliardi, sì, di oggi. E continua a crescere con questa traiettoria. Bene. E abbiamo subito compreso quanto fosse importante stabilire dei principi nello sviluppo e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale. Così abbiamo stabilito 6 principi, un manifesto, 2 anni fa. E poi abbiamo ovviamente conosciuto il documento del Vaticano, il protocollo del Vaticano, e abbiamo conosciuto Monsignor Paglia e abbiamo visto che c'era una perfetta coerenza fra i principi che noi avevamo deciso di rispettare e il protocollo del Vaticano. E così con Monsignor Paglia siamo arrivati con un percorso di avvicinamento alla firma di domani. Allora, professor Azzante, gestione dei rischi, le dice il suo libro. Quali rischi e come gestirli? I rischi più grandi riguardano proprio la sostituzione dell'uomo con le macchine, che è un'ipotesi estrema che noi dobbiamo ovviamente scongiurare mettendo tutta una serie di paletti che sono già stati messi dalla regolamentazione europea e che vengono messi sapientemente anche dal disegno di legge governativo approvato. Adesso bisogna andare avanti e fare un ulteriore sforzo, secondo me, che è quello di democratizzare l'intelligenza artificiale. Mi spiego, il confronto parlamentare può servire a mettere sul tappeto e ad arricchire ulteriormente il testo governativo, ma poi bisogna che la popolazione italiana sia effettivamente coinvolta e che ci sia una spiegazione a tappeto di quelli che sono effettivamente i rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale in tutti i settori. È importante che la gente capisca che non tutto ciò che è tecnicamente fattibile è anche eticamente accettabile. Ci sono dei limiti che bisogna darsi, la normativa pone questi limiti, ma poi c'è anche tutto un filone di educazione digitale che deve essere implementato nelle università, nelle scuole, da parte delle famiglie, ci deve essere uno sforzo corale, col supporto delle aziende che devono contribuire ad affinare gli algoritmi affinché siano effettivamente rispettosi dei diritti umani. Torniamo dopo un istante di pubblicità. La conversazione sull'intelligenza artificiale con Barbara Gallavotti, che si è letto accuratamente il testo e forse ha delle preoccupazioni sui minori, cioè 14 anni, limite d'età 14 anni, diciamo che a 14 anni secondo lei non si ha la maturità per gestire un sistema così complesso. Ho capito bene?
Beh sì, a parte che anch'io trovo che questo testo sia ottimo e che viene assolutamente al momento giusto, ci sono alcune cose particolarmente interessanti. Riguardo ai minori è un punto molto specifico. Allora si dice che da 14 anni loro possono dare il consenso al trattamento dei loro dati purché siano espressi i termini di questo consenso in maniera chiara. Ora, forse è un'età un po' bassa, soprattutto considerando i 14enni di adesso. Magari fra qualche anno avremo dei 14enni che avranno imparato fin da una giovanissima età, col supporto degli adulti, a utilizzare l'intelligenza artificiale. Adesso ci troviamo magari con un 14enne che non ha mai usato l'intelligenza artificiale, che si trova di fronte a questo strumento. L'altro aspetto che io trovo davvero interessante però di questo DDL è il fatto che sottolinea il punto secondo il quale lo sviluppo dei programmi di intelligenza artificiale deve seguire alcune regole di correttezza. E questo lo ritengo un punto davvero importante, perché lo sviluppo dei programmi di intelligenza artificiale possa essere regolato, vuol dire che noi dobbiamo avere le competenze per gestire lo sviluppo del programma di intelligenza artificiale ed eventuali sistemi di controllo. Quindi, perché questo DDL possa andare veramente a buon fine, bisogna che la nostra tecnologia in campo di intelligenza artificiale resti di frontiera e resti molto avanzata. E questo lo trovo un punto veramente importante da essere sottolineato. Segretario? Ma voglio dire che... Innanzitutto per quanto riguarda i minori e il loro rapporto con la tecnologia, il terreno è abbastanza scivoloso, a parte il fatto che ai 14 anni si può chiedere ovviamente di essere autorizzati da uno dei genitori e comunque sia nel range tra i 14 e i 18 anni può oggettivamente accadere di tutto. Il problema che ci ha sottoposto la dottoressa è un problema serio se andiamo a considerare quello che dicevo, cioè il rapporto dei giovani con tutte le tecnologie. Perché forse vogliamo dire che su Facebook oppure su TikTok oppure sugli altri social abbiano, diciamo così, un rapporto di serenità, un rapporto sempre molto costruttivo, quindi è chiaro che bisogna vigilare. Io non escludo, come dicevo poco fa, che si possa intervenire con norme secondarie per andare a disciplinare ulteriormente l'accesso alla tecnologia, perché ovviamente a tutti preoccupa la possibilità che troppo giovani possano accedere a una tecnologia che ancora conosciamo, che ancora conosciamo poco. Per quanto riguarda invece gli altri aspetti che sono stati ricordati, io sono comunque un ottimista, nel senso che indubbiamente l'intelligenza artificiale presenta dei rischi, ma immaginiamoci cosa sarebbe, visto che la utilizziamo ormai da 50-60 anni l'intelligenza artificiale, cosa sarebbe stata l'evoluzione dell'uomo senza l'intelligenza artificiale. Io stamattina ho partecipato a un evento dove si parlava di digitale sanità, ma lei ha idea di quale sia la straordinaria rivoluzione che la cultura del dato, che l'algoritmo, che l'intelligenza artificiale ha portato nella salute, quindi nella sanità, oppure sul lavoro, evitando la ripetizione della catena di montaggio, l'alienazione della forza lavoro. Noi dobbiamo certamente controllare con particolare attenzione gli esiti negativi, nefasti dell'intelligenza artificiale, ma dobbiamo cominciare a chiederci: ma cosa può fare l'intelligenza artificiale per migliorare la vita di tutti quanti? Allora, padre Benanti, lei conosce questo settore molto bene. Mi pare di ricordare che in sanità, tra le mille cose, durante un intervento chirurgico, l'intelligenza artificiale riesce a trovare o a scavare in ambiti che con altre tecnologie è impossibile avvicinare. È così? Beh, ci sono tecnologie molto molto promettenti. È chiaro che siamo in quella zona tra promessa e realizzazione, e poi siamo in una zona tra promessa e realizzazione che di solito è affidata a brevetti posseduti da singole compagnie. E qui è tutta la sfida, che è tutta politica, non è più solo etica, su quanto e come lo strumento si possa usare, ma quanto e come di quello che noi abbiamo come sistema paese vogliamo in parte delegare, in parte rendere possibile solo e soltanto con l'aiuto di poche piccole o altre compagnie. Io penso che il decreto legge, in questo disegno di legge, in parte risponda anche a questo, dicendo che
punti chiave sono la formazione e sono anche, come sentivamo prima, l'idea che l'Italia debba essere uno dei player, perché altrimenti rischieremmo di essere semplicemente qualcuno che acquisisce tecnologia fatta da altri, che può avere anche degli esiti molto buoni come quelli in medicina, ma lo useremmo come una scatola nera, come una black box. Ecco, è qui che l'etica chiede qualcosa di più, cioè anche per esempio dei principi di trasparenza. Vogliamo lasciare o meno uno spazio significativo di controllo umano su quello che accade nella macchina, magari in un ambito così delicato come in una sala operatoria? Quanto il medico potrà essere medico fino in fondo o dovrà semplicemente fare l'interfaccia? Lei dice che l'intelligenza artificiale può scappare di mano al medico? O può il medico semplicemente essere qualcuno che fa clic su conferma? Come noi disegniamo la relazione tra uomo e macchina sarà come noi vogliamo che siano i medici del futuro, anzi, i medici già del presente. Allora, dottor Manghi, voi siete, diciamo, dei pionieri. Qual è la cosa più straordinaria? Facciamo esempi concreti così capiamo meglio tutti che può fare l'intelligenza artificiale. In quali campi? Beh, allora, innanzitutto ci sono molte applicazioni dell'intelligenza artificiale che sono poco visibili, che sono molto utili per la produttività delle persone, l'efficienza dei processi produttivi e anche con impatti positivi nella società e nella sanità. Produttività delle persone in che ambito? A fare che cosa? Produttività della persona nel servizio al cittadino, perciò anche nella pubblica amministrazione, piuttosto che nei servizi bancari o piuttosto qualsiasi tipo di settore produttivo può consentire all'intelligenza artificiale di diventare collaborativa rispetto al lavoro delle persone. Faccio un esempio concreto. Guardi, faccio un esempio molto concreto. Noi possiamo avere delle riunioni nei quali chiede all'intelligenza artificiale, abbiamo delle riunioni video, di prepararci il rapporto, la sintesi della riunione e di dirci quali sono automaticamente le azioni che ci competono. Perciò aumentare la nostra produttività del lavoro. Ma questo come introduzione alla riunione? O come bilancio dopo che voi avete parlato? L'intelligenza artificiale ascolta tutto quello che viene detto nella riunione e ci prepara un verbale automaticamente. E ci dice anche quali sono le azioni che ci competono e quali sono i prossimi passi da eseguire. Bene. Avete verificato questo, l'intelligenza artificiale ha dato delle risposte credibili? Uno dei sei principi di cui ho parlato prima è l'affidabilità, cioè quanto i risultati attesi dai sistemi di intelligenza artificiale sono in linea con le nostre aspettative. Noi lo monitoriamo continuamente e dobbiamo assolutamente superare determinati livelli per poter continuare a utilizzare l'intelligenza artificiale. Non solo, abbiamo dei sistemi che raccolgono i dati da parte degli utilizzatori per continuare a migliorare i sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, ma chi controlla? Perché qui voi chiedete all'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale risponde. Ma chi mette, diciamo, il necessario, diciamo, mette l'acqua dentro e poi lei la elabora e vi dà la materia prima? Chi ce la mette? Da sola? No, beh, oddio, c'è anche, come si suol dire, si chiama machine learning, cioè la capacità dell'intelligenza artificiale di raccogliere i dati e di imparare autonomamente. Tutto questo però sono d'accordo rispetto a quanto è stato detto fin d'ora, e cioè l'importanza di governare questo processo, affinché ci sia sempre un aspetto, un controllo dell'uomo, della persona, rispetto al funzionamento dell'intelligenza artificiale. Poi, dal punto di vista delle applicazioni, io penso quello della sanità sia veramente incredibile, cioè noi potremmo sperimentare farmaci in futuro in periodi di tempo che sono una frazione rispetto agli anni che sono necessari adesso, creando dei gemelli digitali rispetto alle persone sui quali sperimentiamo questi farmaci. Possiamo fare... Cioè io ho bisogno di un farmaco, l'intelligenza artificiale fa un mio gemello avatar digitale, in qualche modo, e sperimenta sul gemello digitale il farmaco migliore o la terapia migliore che possa curarla, piuttosto che simulare incidenti automobilistici senza rovinare neanche un'automobile e migliorare la sicurezza dei trasporti grazie all'intelligenza artificiale. Quali sono i settori nell'occupazione più a rischio? Beh, da quello che possiamo vedere adesso c'è una trasformazione che potrà essere anche significativa a seconda del percorso che viene privilegiato. Ci sono utilizzi dell'intelligenza artificiale che vanno verso la piena automazione e quindi lì si tratta di eliminare dei tipi di lavori che adesso vengono fatti dagli esseri umani, sono lavori più rutinari, più anche nell'ambito intellettuale, no? Fare una sintesi ad esempio, fare un verbale, un riassunto, una ricerca di dati, così.
Ci sono invece un insieme molto ampio di campi in cui l'intelligenza artificiale diventa funzionale al lavoro che comunque l'uomo continua a fare, quindi c'è un problema di complementarietà che può arricchire il lavoro. È fondamentale che ci sia un investimento nella formazione. Ora, io non ho visto il disegno di legge e vedo che si parla di alfabetizzazione, e questo è un tema che peraltro, vorrei dire, mi spetta una nota polemica essendo io all'opposizione. Quel miliardo era un miliardo che già nel PNRR, già nei fondi della Cassa Depositi Prestiti, era destinato alla digitalizzazione, fra cui anche la cittadinanza digitale, l'innovazione. Quindi bisognerà capire meglio, quando l'avrò letto, in che senso lo dirigiamo anche meglio. Ma c'è un problema specifico di formazione dei lavoratori, perché queste trasformazioni così significative delle modalità di produzione richiedono un aggiornamento delle competenze, in modo che non sia solo un segmento limitato di soggetti che possono goderne. Poi vorrei dire, c'è un elemento di conoscibilità e di trasparenza che nelle applicazioni sul mercato del lavoro, sul luogo di lavoro, sono essenziali, e su questo devo dire, se io sono governato da degli algoritmi o da dei meccanismi di intelligenza artificiale, è fondamentale che anche i lavoratori o comunque i soggetti che li rappresentano siano a conoscenza di come funzionano queste cose. Il governo nel decreto 1 maggio dell'anno scorso ha eliminato il passo avanti che era stato fatto proprio per rendere accessibile la conoscenza del funzionamento degli algoritmi da parte dei soggetti che ne sono le cavie e le vittime. Pura. Prego? Crudeltà pura, avete eliminato il buono che aveva fatto il governo. Ma no, diciamo che quel testo diceva delle cose diverse. Io posso anche capire, ovviamente, un po' di vis polemica, insomma, ci sta, no? Perché analisi polemica, perché altrimenti la gente cosa pensa? Se andiamo in Parlamento con un disegno di legge su una cosa dove c'entra il buon senso e non certamente lo schieramento di chi sta a sinistra o a destra, trovano un accordo, che cosa succede? Per cui sulla questione sia del lavoro sia che è stata citata dalla collega, io vorrei dire che indubbiamente è sfidante la questione, però sono, diciamo, ottimista quando vedo il sistema delle imprese che si sta già attrezzando. Quando si parla di formazione delle competenze, è un problema serissimo che noi qui abbiamo evidentemente previsto, poi l'onorevole Guerra ovviamente approfondirà il testo e ne parleremo anche insieme. La formazione delle competenze è fondamentale, ma non è fondamentale solo per i lavoratori che a 40-50 anni vengono espulsi e devono essere ovviamente recuperati al mondo produttivo con delle competenze che magari prima ignoravano e non avevano. Lo è soprattutto per gli studenti, che per carità, rispetto alla mia generazione, i nativi digitali ci fanno ballare, no? Sostanzialmente con l'utilizzo dei device, però è importante. E c'è grande attenzione da parte del ministro Bernini e del ministro Valditara sul tema. È importante andare ad aggiustare anche i programmi didattici, perché è fondamentale fare in modo che gli studenti possano ovviamente avere un'apertura culturale olistica, ma si concentrino in modo particolare sulle nuove tecnologie, perché li caratterizzerà da qui fino al primo, alla seconda e alla terza occupazione della loro vita. Barbara Gavalotti. Sono assolutamente d'accordo, e per quello che riguarda le competenze io sposterei anche la lente verso competenze più alte, quelle universitarie, perché proprio oggi è uscita una notizia molto positiva, che è quella della creazione da parte di ricercatori dell'Università della Sapienza con altri enti di ricerca e con i fondi di un PNRR di un programma di intelligenza artificiale, di quelli che servono per dialogare con l'utente, e quindi sono quelli che sono entrati nella nostra vita di tutti i giorni da un annetto a questa parte, che è il primo programma di intelligenza artificiale cosiddetto Large Language Model, quindi per dialogare, che è stato sviluppato da ricercatori italiani utilizzando solo testi italiani e con uno sviluppo del tutto trasparente, che può essere utilizzato come base anche da chi voglia sviluppare per motivi di impresa, per costruire i propri modelli, i propri linguaggi. Ecco, questo è esattamente il tipo di ricerca di cui abbiamo bisogno, e che è una bellissima notizia sapere che è già così avanzato. Professor Azzante, un esempio di rischio e un esempio di come arginare il rischio.
Beh, un esempio di rischio, i giocattoli in mano ai bambini che possono suggerire con dei messaggi vocali, dei gesti. Frankenstein che scappa di mano, esatto, al suo inventore. Cosa del genere, e invece poi i benefici e le opportunità, anche io faccio riferimento all'ambito sanitario, credo che sia prodigiosa l'intelligenza artificiale in molti ambiti della medicina, e credo che possa contribuire sensibilmente al miglioramento della salute pubblica, visto che la sanità è anche un settore in sofferenza più di allora. Chiudiamo vedendo con Nadia Lese tutti gli usi di intelligenza artificiale che sono già stati fatti nel mondo dello spettacolo. Può l'intelligenza artificiale comporre nuova musica? Secondo Google sì. Basta usare un apposito software partendo da un testo scritto, specificare genere, melodia e caratteristiche desiderate ed il gioco è fatto. Il debutto dell'IA in questo settore risale precisamente al 2017, quando l'etichetta Sony ha creato la canzone Daddy's Car, che peraltro ad oggi conta milioni di visualizzazioni su YouTube. Il tutto in barba ai numerosi detrattori che puntano il dito contro la mancanza di vitalità, di sentimento e magari anche della famosa nostalgia di Saint-Exupéry. Ma l'intelligenza artificiale è andata oltre, riuscendo anche a far risuscitare i Beatles. Il 2 novembre scorso, infatti, il gruppo, che si era sciolto più di 50 anni fa, ha pubblicato una nuova canzone, Now and Then. In pratica, partendo da un provino degli anni 70, Paul McCartney e Ringo Starr hanno isolato la voce di John Lennon dal piano e aggiunto alcune parti di chitarra di George Harrison degli anni 90, creando così un arrangiamento moderno attorno alla linea vocale originale. Il tutto con grande gioia dei fan. Nel cinema poi l'AI è ormai un protagonista, magari silenzioso ma molto influente. In pellicole come gli Avengers, ad esempio, viene utilizzata per replicare i movimenti facciali degli attori e consentire loro di focalizzarsi su altri aspetti. Ma non solo. Le immagini generate dal computer, infatti, all'ordine del giorno riproducono folle nelle scene di massa, con conseguente taglio di centinaia di comparse, ricostruiscono luoghi storici e scene complesse, ringiovaniscono ed invecchiano gli attori per raccontare storie che durano decenni, come è accaduto per De Niro in The Irishman o nell'ultimo Indiana Jones, generano volti nuovi e replicano attori defunti, correggono errori in fase di doppiaggio e post-produzione. Le case di produzione usano l'IA anche per analizzare le sceneggiature e in certi casi per crearle, da cui il ben noto sciopero durato mesi da parte dei lavoratori di Hollywood. Insomma, che ci piaccia o no, questo è già il nostro mondo, non un romanzo di Asimov. L'importante è impegnarsi a fronteggiare al meglio la nuova realtà e cercare di dominarla in modo eticamente positivo. E guardate in conclusione cosa Microsoft ha fatto di Mona Lisa. Yo, I'm a paparazzi, I don't play no Yahtzee. I go pop, 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 my camera's up your crotch. See, I tell the truth from what I see and sell it to Perez Hilti. Don't call me scuzzy, making money, that's my job, celeb photography. What, hell no, I'm not needy, I'm legit, not stalkerazzi. Don't act so hotsy, totsy, bitch, I know that you from Jersey. Mona Lisa Rep, grazie per essere stati con noi. E buonanotte.